Escalation di violenza nell'est dell'Ucraina. Kiev lancia un'offensiva contro i separatisti per riprendere il controllo di Sloviansk e blitz con carri armati e una ventina di elicotteri, due dei quali sono stati abbattuti, morti due piloti. È un colpo di grazia alle speranze di pace, ha tuonato Putin, che si appella all'OSCE per fermare l'esercito di Kiev. Intanto però i filorussi bloccano i treni a Donetsk. Quando la politica va veloce, il rock diventa lento. Così Pina Picerno, capolista PD alle europee, replica l'attacco al governo lanciato da Piero Pelù dal palco del concerto del 1° maggio a Roma. Gli 80 euro sono un'elemosina e Renzi è il boy scout di Licio Gelli, ha detto la rockstar. Anche i sindacati si dissociano dalle parole dell'ex leader dei Litfiba, che vengono invece riprese da Grillo sul suo blog. Berlusconi rilancia sul Jobs Act e propone con un emendamento di azzerare tasse e contributi per chi assume giovani e disoccupati. E dopo lo scontro tra Angelino Alfano e Marina Berlusconi, Forza Italia sfida il nuovo centrodestra sui temi del lavoro. Renzi si è piegato ai diktat della CGIL. Voi che farete? Chiede il senatore Gasparri. Il settore manifatturiero in Italia dà segni di ripresa ad aprile, raggiungendo i valori più alti degli ultimi 36 mesi. Il dato positivo, grazie alle esportazioni, è migliore di quelli di Germania, Francia e Spagna e un segnale della lieve ripresa è la ripartenza delle assunzioni. Non si ferma l'ondata di arrivi di migranti sulle coste italiane. A Palermo sono arrivati in 358, soccorsi dalla Marina Militare nel Canale di Sicilia. La scelta del capoluogo dell'isola è dovuta alle difficoltà degli altri centri di accoglienza, come Pozzallo, ormai al collasso. Poche ore prima la nave San Giorgio aveva sbarcato ad Augusta quasi 1200 extracomunitari. La Juventus non riesce a ribaltare la sconfitta dell'andata, pareggia 0-0 a Torino con il Benfica. In finale di Europa League contro il Siviglia il 14 maggio vanno i portoghesi, che hanno finito la partita in 9 uomini. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, un'edizione in cui in primo piano non mettiamo i fatti italiani ma l'escalation della tensione, ormai non si può più chiamare in questo modo, tra i filorussi e Kiev. Si parla di una vera e propria operazione militare quando si sente raccontare dalle testimonianze di elicotteri abbattuti, contraerei, blocco della circolazione ferroviaria. Putin dice è sparita l'ultima possibilità di pace. Cominciamo da qui. 8 blindati, decine di soldati e dall'alto una ventina di elicotteri da combattimento Mi-24. L'esercito ucraino ha lanciato un attacco su larga scala su Slaviansk, una delle roccaforti nell'est del paese controllate dai miliziani filorussi. Nella città di 160.000 abitanti le campane delle chiese ortodosse hanno sostituito le sirene della contraerea e ad incursione terminata sono due i velivoli abbattuti dai gruppi secessionisti che chiedono l'annessione alla Russia. I piloti sono morti e tra i militari ucraini si conterebbero diversi feriti. L'aviazione ha supportato l'operazione da terra per bloccare tutte le vie d'accesso alla città del sud-est dell'ex Repubblica Sovietica. Di fatto l'offensiva è la prima risposta su ampia scala ai gruppi filorussi che hanno preso il controllo di numerosi edifici pubblici. Deponete le armi e rilasciate gli ostaggi, è stato l'appello del ministro dell'interno ucraino Avakov. Siamo pronti a negoziare con i manifestanti e con i loro rappresentanti, ha detto, ma i terroristi separatisti saranno puniti. Per le forze regolari a Donetsk la situazione è ancora più difficile. I separatisti hanno sequestrato un centro di controllo ferroviario vicino, paralizzando l'intero traffico ferroviario. 5 unità navali della NATO sono arrivate intanto in Lituania. 4 cacciatorpediniere e una nave appoggio di Norvegia, Olanda, Belgio ed Estonia hanno attraccato nel porto di Klaipeda. Un segnale evidente dell'Alleanza Atlantica per rassicurare le repubbliche baltiche preoccupate dalla crescente tensione in Ucraina. A Mosca Vladimir Putin viene aggiornato in tempo reale sull'evolversi della situazione per il presidente russo. L'operazione militare di oggi è il colpo di grazia agli accordi di Ginevra del 17 aprile con gli Stati Uniti e l'Unione Europea per la soluzione politica del conflitto. Intervenga l'OSCE, chiede il Cremlino. L'Organizzazione Europea per la Sicurezza deve prendere l'iniziativa e tentare almeno di fermare la rappresaglia ucraina contro la volontà popolare nelle città ribelli che chiedono di tornare sotto il controllo di Mosca.
Dicevamo in apertura delle parole di Putin, cade l'ultima possibilità di pace, ancora la Russia indignata, notizia di poco fa per l'operazione da Mosca, si dice l'uso dell'esercito porta Kiev a una vera catastrofe, dunque capiremo anche da queste parole come la situazione sembri una situazione di non ritorno, in cui anche le diplomazie internazionali non sono riuscite fino a qui a muoversi per disinnescare l'escalation di tensione. Andiamo ai fatti italiani, fatti che ci riportano alla coda, molto polemica, delle celebrazioni per il 1° maggio, festa dei lavoratori, festa della disoccupazione. Si è detto dunque, più che celebrazioni, si è parlato di rivendicazioni, di proteste, non sono mancate i momenti di tensione, quell'appello accorato da parte del Presidente della Repubblica Napolitano, che non ha stentato a parlare di allarme e lavoro, le rassicurazioni del Ministro Poletti, e una polemica che ha coinvolto il Premier Renzi, chiamato in causa pesantemente, per una volta non da un avversario politico. Quando la buona politica va veloce, succede che anche il rock diventi lento. 80 euro al mese sono il primo passo verso l'equità e spiace che a non essere d'accordo sia un milionario. Ogni tanto bisognerebbe abbandonare i vestiti del rock e reindossare quelli di chi vive con 1000 euro al mese. Il PD mette la sordina a Piero Pelù, il rocker toscano che ieri dal palco del concertone del 1° maggio ha attaccato Renzi, definito il boy scout di Licio Gelli, ma soprattutto ha definito elemosina gli 80 euro per i redditi bassi. Se Grillo applaude e rilancia dal suo blog, il Mondo Democratico non gradisce l'attacco partito da un artista tradizionalmente vicino alla sinistra. Sarebbe bene che i comici e i cantanti si occupassero del loro mestiere, boccia Alessandra Moretti. Non si possono definire 80 euro un'elemosina. Scie velenose di un 1° maggio con poco da festeggiare, dove si è discusso soprattutto del lavoro che non c'è. Discussione che oggi si sposta in Senato, dove in commissione questa mattina è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al decreto lavoro. La maggioranza divisa tenta di trovare un'intesa al suo interno. NCD, dopo aver votato la fiducia alla Camera, aveva promesso battaglia in Senato. Per ora non ci sono emendamenti dell'area di governo, ma dopo una riunione con gli alleati, gli alfaniani attendono che arrivino direttamente dall'esecutivo. Se non saranno coerenti con le nostre richieste, spiega Sacconi, ci muoveremo autonomamente. Difficoltà nelle quali si tuffa Forza Italia, che provoca gli ex dipingendoli succubi della CGIL. Il nuovo centrodestra ha detto che votava la fiducia alla Camera in attesa di cambiare il provvedimento al Senato. Da qui a martedì il provvedimento va cambiato. Forza Italia ha fatto proposte chiare. Se vogliono cambiare il provvedimento non hanno che da seguire la nostra impostazione. Altrimenti saranno tutti quanti agli ordini della Camus. Provocazione, tra gli emendamenti ce n'è uno che porta la firma di Berlusconi nonostante non sieda più in Senato, che chiede di annullare tasse e contributi per chi assume giovani e disoccupati, proposta al centro del videomessaggio diffuso ieri in occasione del 1° maggio dal leader di Forza Italia. Aumenta le tasse sulla casa. Dicevamo dunque delle parole di Pelù, che è tornato poco fa, ha detto nessuna offesa sugli 80 euro, il problema è il lavoro, e ha ribadito che quegli 80 euro sono per lui, da libero cittadino non schierato, soprattutto una buona trovata elettorale. Da aggiungere che i sindacati per bocca di Bonanni si sono schierati contro ogni attacco alle istituzioni, dunque dissociandosi dalle parole di Piero Pelù. Dicevamo di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha espresso quella che è la sua ricetta dal suo punto di vista per arrivare a bloccare quell'emorragia di posti di lavoro, però Forza Italia è un partito impegnato soprattutto a gestire un ex premier con le mani legate, lo sapete, l'impegno con i servizi sociali, ma anche la mobilità ridotta, un conflitto interno che porta anche alla possibile eredità di Marina Berlusconi con polemiche con Alfano, e dunque l'agenda di Berlusconi è un'agenda fatta di staffette tra Roma e Milano e di apparizioni televisive. Costretto a fare la spola fra Roma e Milano causa servizi sociali, Silvio Berlusconi cerca di mettere a frutto ogni minuto del suo tempo per definire al meglio la sua campagna elettorale, a suon di interventi televisivi seratissimi in queste ultime 3 settimane prima del voto europeo del 25 maggio. Dopo che i magistrati gli hanno negato la partecipazione domenica prossima a Bari alla manifestazione elettorale con tutti i capilista di Forza Italia organizzata da Raffaele Fitto, l'ex cavaliere ha infatti deciso di irrobustire la sua presenza mediatica, e se nel capoluogo pugliese non potrà partecipare di persona lo farà comunque in videoconferenza.
Berlusconi, insomma, resta più che mai in corsa, determinato a tirar fuori dal cappello un nuovo coniglio. Una mossa d'effetto, come quella dello scorso anno, le politiche sull'abolizione dell'IMU, in grado di risollevare le sorti del suo partito, inchiodato dai sondaggi al 19%, e di assestare un supercolpo ai fianchi di Renzi, ma senza mettere in discussione le riforme. Intanto, all'interno di Forza Italia, si materializzano le ennesime tensioni con il nuovo centrodestra. Protagonisti l'ex pupillo di Berlusconi, Angelino Alfano, e la primogenita Marina. Un botta e risposta consumatosi sulle pagine del Corriere della Sera, che ha rinfocolato rancori mai sopiti. Prima Marina ha accusato l'ex segretario del PDL e tutti quelli che lo hanno seguito nel nuovo centrodestra di aver tradito se stessi e la loro storia. E pur negando di voler scendere in campo in politica, per la prima volta non ha chiuso completamente la porta. Alfano non ha gradito ed ha replicato, bollando le parole di Marina come copia delle dichiarazioni del padre, dettate solo dalla paura per la fine di una storia che ha imposto di anticipare i tempi. Quelle di Alfano sono fantasiose affermazioni, la controreplica di Marina: io sono coerente, lui no. Polemiche che acuiscono anche le tensioni fra gli stessi azzurri, visto che la questione del passaggio di testimone sulla leadership del partito è ancora tutta aperta. C'è poi un quadro, quello economico, in cui muoversi. Abbiamo detto, gli ultimi dati sull'occupazione, in particolare quell'emorragia di posti di lavoro, se si guarda anche il settore giovanile, quello su cui tutti vogliono mettere le mani. Ci sono dati allarmanti, però ci sono anche altri numeri che riportano all'economia reale, quelli in qualche modo incoraggianti, dove si va a cercare qualche debole segnale di ripresa, che in questo caso riguardano il settore manifatturiero. Dicono poco i numeri, perché poi c'è la gente con quella percezione che non sta andando meglio. Il giorno dopo la festa molto amara, però, i numeri tornano. Uno è una conferma, una cosa risaputa: il tasso di disoccupazione in Italia è superiore alla media europea, gonfiata dai disastri di Grecia e Spagna. Da noi, per essere chiari, 13 lavoratori italiani su 100 sono spariti, 3 milioni e 300 mila circa, come se una città grande come Roma si svuotasse. I numeri dicono poco, è vero, quelli brutti valgono uno stillicidio ormai rituale, quelli belli sono pochi, onestamente scivolano via, ma sarebbe un errore ignorare che oggi un indice molto tecnico, si chiama Markit ed è usato dagli addetti ai lavori, spiega, come si vede, che il settore manifatturiero italiano è aumentato in aprile al valore più alto in 36 mesi, meglio di Germania, Francia, Spagna. Dietro quella cifra, un bel 54 secco sulla ruota del clima economico, si spera si nasconda davvero il segnale di ripresa tanto atteso. In parole povere, fin qui lo sono davvero, quel numero indica più fiducia, quindi indica più possibilità di assunzioni, magari qualche consumo in più per chi dovesse ritrovare un lavoro, e a quel punto ancora fiducia e via così. Si ripete il giro ogni volta, magari salendo un po'. Nel giorno in cui la stessa Cina minimizza di essere stata dichiarata la prima economia del mondo, più forte quindi di tutti, ma soprattutto sorpassando l'America, noi facciamo i conti con scenari molto diversi. Anche Obama si è ritrovato con la bocciatura da parte del Senato del salario minimo, fatto che evidenzia quel tema ora molto discusso che riguarda la garanzia di un minimo di sussistenza. Una battaglia sociale, morale, culturale e anche storica, perché segna il vero grande tema, la povertà. In Italia, dati odierni della Confederazione Nazionale d'Artigianato alla mano, i 6 anni di crisi economica hanno portato, per esempio, maggiore violenza. L'Italia è diventata più vecchia e anche più povera. Ci sono 18 milioni di italiani che convivono con il disagio e il 15% del totale dei poveri d'Europa, una cifra veramente drammatica. Si tratta di persone che vivono con circa 600 euro al mese. Unico dato positivo, c'è il 24% di laureati in più, ma inutilmente, visto che il pezzo di carta non li aiuta a trovare un lavoro. Facile intuire quanto pesa in una situazione del genere il destino e il possibile salvataggio di Alitalia. Lo sapete, questione che va avanti da mesi e che adesso è chiaro dipende da quei margini di manovra e dalla garanzia, soprattutto chieste da Etihad. Sono giorni caldi già oggi e poi in tutta la settimana prossima i vertici aziendali di Alitalia cercheranno di capire quelli che sono i margini di manovra, il confronto delicato con le banche ma anche con i sindacati, e poi una questione tutta italiana e nordica che riguarda l'assetto degli scali milanesi. La spending review in salsa araba procede a tappe forzate, destinata a planare sui bilanci all'Italia. Oggi per l'amministratore delegato della compagnia aerea del Torchio è il giorno del confronto con azionisti e banche a Milano. Il punto di partenza sarà la lettera, tanto attesa, dei dirigenti della compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, Etihad.
Nel documento arrivato a destinazione lo scorso 29 aprile si dettano le condizioni necessarie per convincere gli sceicchi del Golfo a immettere denaro fresco nelle casse povere di Alitalia. 560 milioni di investimenti previsti, l'ingresso nel capitale azionario e nel board di quella che una volta si definiva compagnia di bandiera italiana. Lunedì poi comincerà la missione nel Golfo, che prevede l'incontro probabilmente decisivo con il CEO di Etihad, James Hogan. In mezzo potrebbe esserci, ma nessuno si sbilancia in conferma o smentite, il tanto atteso incontro con i sindacati, ai quali probabilmente si dovrà esporre il piano di riduzione del costo del lavoro, pronunciando una parola alquanto scomoda: esuberi. Le voci incontrollate che girano in questi giorni rimandano a un presunto piano di alleggerimento di oltre 2.500 addetti. Ai sindacati, tanto per cominciare, l'azienda ha illustrato in un tavolo tecnico alcune misure che mirano a far risparmiare circa 40 milioni di euro sul costo del lavoro. Si parte dal taglio degli stipendi, da un minimo del 5% sulle retribuzioni tra i 40 e 60 mila euro, fino ad un massimo del 20% per chi supera i 200 mila euro l'anno. Cancellazione dell'indennità, blocco degli scatti di anzianità, riproporzionamento delle ore part-time. Secondo stime sindacali, però, questi tagli varrebbero molto di più, almeno 125 milioni di euro. Il governo segue con attenzione, dopo il vertice di due giorni fa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Infrastrutture, Lupi, ha ribadito che qualsiasi alleanza verrà valutata sulla base del piano industriale, che non può che essere un piano di rilancio e di sviluppo per Alitalia, che deve tornare una grande compagnia internazionale. Negli occhi molti hanno ancora la domenica straordinaria di Papa Francesco, di tutti i fedeli la settimana scorsa, però Papa Francesco ha ripreso il lavoro, quello che lui stesso ha detto deve fare con determinazione e con coraggio. Si tratta di rivoluzionare la Chiesa, il cambiamento dei vertici della Chiesa, oggi parlando davanti al Consiglio per l'Economia, incaricato proprio di ristrutturare tutte le finanze. Il Vaticano ha detto rappresentano Segreteria e Consiglio per l'Economia la consapevolezza della Chiesa della sua responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni alla luce della sua missione di evangelizzazione, con particolare premura per i bisognosi. È un percorso, quello della riforma della Curia, ha sottolineato Bergoglio, che non è semplice, dicevamo, richiede coraggio e molta determinazione. Papa Bergoglio, il primo ad stare vicino agli ultimi, per così dire, quando andò a Lampedusa puntando i riflettori su un'emergenza che è rimasta tale a distanza di molti mesi, l'emergenza sbarchi, centri di accoglienza al collasso, e questa settimana, lo ricorderete, è iniziata con quel vertice a Palazzo Chigi in cui le nostre istituzioni ancora una volta si erano rivolte a Nazioni Unite e Unione Europea per aiutarci a gestire un'emergenza che, pensate, da lunedì ha portato sulle coste siciliane 5.000 immigrati, l'ultima ondata questa mattina. L'ultimo approdo è avvenuto pochi minuti fa nel porto di Palermo. Oltre 350 stranieri trasportati dalla nave militare Libra, una volta terminate le operazioni di ormeggio, saranno soccorsi da Protezione Civile, Croce Rossa e volontari, sottoposti al consueto screening sanitario e poi condotti in vari centri del palermitano già preallertati. Mali, Belize, Ghana, Sudan, ma anche dalla Palestina, i paesi di provenienza di quest'ultimo gruppo di migranti raggiunti in mare tra la Libia e Lampedusa, e che è facile prevedere cercheranno in molti casi di avviare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiati. Uno sbarco che è avvenuto a Palermo per la prima volta dall'autunno scorso, perché il centro di Pozzallo ormai rischia il collasso, così come appare difficile in tema di accoglienza la situazione ad Augusta, altra meta principale degli arrivi di migranti raccolti nel Mediterraneo, dove la nave San Giorgio ha portato oltre 1.100 migranti soccorsi in diverse operazioni dalle navi italiane impegnate nella missione Mare Nostrum, coordinata dalla Marina Militare. Barconi, gommoni, pescherecci, imbarcazioni in precarie condizioni. Da qui vengono trasbordati ogni giorno i migranti. L'ondata di arrivi prosegue senza soluzione di continuità. Il Viminale, in accordo con le prefetture, cerca di ripartire il più possibile gli stranieri sul territorio della Sicilia, oltre 2.000 giunti solo nelle ultime ore. Ondata di arrivi acuita certamente da molti e molti mesi dalla crisi siriana, di fatto conti alla mano, dal marzo del 2011 si confrontano colpi di massacro in quel paese, diverse fazioni, molte zone sono ormai sotto controllo, la costante è che purtroppo i più colpiti sono sempre i più deboli, cioè i bambini.
Mercati affollati, commercianti, merci esposte, affari e bazar. In Siria le giornate cominciano così, come in una qualsiasi città orientale, ma ormai quasi ogni giorno finiscono in questo modo, nel sangue e nell'orrore. Questa è Aleppo, dove nei giorni scorsi, sotto un bombardamento delle forze israeliane, sono morte 33 persone. Poi è stata la volta di Al-Ansar, dove in un raid aereo è stata distrutta una scuola e fatta strage di bambini. Bambini come quelli morti oggi, almeno 11 nei mercati di Jabrin e Humair, nella provincia di Hama, a fare strage due autobomba di cui si sospettano i ribelli del fronte al-Nusra. Si tratta di un'organizzazione talmente feroce da aver impensierito anche il più globalizzato dei network del terrore, quella al-Qaeda che di al-Nusra è alleata. Al punto che oggi Ayman al-Zawahiri, capo di al-Qaeda, si è rivolto al capo di al-Nusra, Mohammed al-Julani, ordinando di cessare immediatamente le stragi indiscriminate, soprattutto quelle contro gli altri jihadisti. Già, perché ormai in Siria tutti combattono tutti in un inferno di alleanze e controalleanze, gruppi di terroristi e servizi segreti, eserciti di liberazione, jihadisti, baatisti, sunniti, sciiti e intelligence occidentali. Un calderone ribollente in cui a farne le spese sono le popolazioni inermi e soprattutto i bambini. Le popolazioni sono in fuga e cercano riparo nei vicini paesi, ma la strage continua. Nei giorni scorsi l'UNICEF ha lanciato l'ennesimo messaggio di indignazione per gli attacchi indiscriminati contro le popolazioni e i bambini, mentre il presidente siriano Assad si mostra ipocritamente davanti alle telecamere per commemorare i bambini morti, ma solo quelli della sua parte, mentre la sua aviazione colpisce ovunque. In Siria sta nascendo una nuova generazione di terroristi, afferma allarmato il Dipartimento di Stato americano, mentre il paese, sconvolto dalle bombe, si prepara alle prossime elezioni presidenziali previste per il 3 giugno e già considerate una farsa orchestrata dal regime. Ci sono pochi dubbi sul fatto che il contestato presidente Assad vincerà, ottenendo il terzo mandato consecutivo da quando è succeduto al padre, Hafez, nel 2000. Un paese ancora sconvolto dal lutto è la Corea del Sud, e lo ricorderete, sono passati pochi giorni, era il 16 aprile, 225 morti, centinaia di dispersi per il traghetto colato a picco con tanti studenti. Oggi c'è stata un'altra emergenza risolta con un bilancio più positivo, per così dire. Una stazione della metropolitana di Seul, un treno in movimento si è schiantato contro un altro che era fermo per cause ancora da accertare. Nessuna vittima, dicevamo, nel bilancio è tuttavia pesante, 170 feriti, di cui 32 sono stati portati d'urgenza in ospedale. Secondo la prima ricostruzione, il treno tamponato era fermo per un guasto meccanico, mentre quello in movimento avrebbe avuto un problema ai freni. Adesso chiudiamo con il calcio, in attesa dei verdetti tutti nostri, tutti italiani, che riguardano l'imminente finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Fiorentina. C'è un altro verdetto che invece riguarda la Juventus, che conferma come il lato più debole, più vulnerabile, è quello mostrato in Europa. Non era mai successo che la squadra di Antonio Conte non segnasse almeno un gol in casa, in campionato. È successo nella partita che più pesava, quella contro il Benfica, che tornerà a Torino per la finale di Europa League. Antonio Conte, se vorrà, sarà solo spettatore pagante. Le ambizioni europee della Juventus naufragano in una piovosa serata torinese. La fallita qualificazione alla finale di Europa League da parte della squadra di Antonio Conte è il paradigma del brusco ridimensionamento subito dal calcio italiano nell'ultimo triennio. Contro un'avversaria organizzata, con alcune individualità di buon livello, ma complessivamente non trascendentale come il Benfica, neppure la squadra capace in Italia di marcare Roma a parte, un distacco quasi imbarazzante per le avversarie, è riuscita ad imporre la propria supremazia. Una gara, quella disputata ieri allo Juventus Stadium, che sin dalle prime battute ha lasciato intendere come per i bianconeri sarebbe stato un compito difficile superare lo sbarramento tattico messo in atto dai portoghesi. Un atteggiamento prudente a difesa del vantaggio acquisito nella gara di andata, ma per nulla rinunciatario. Per sbloccare il risultato in una gara dagli spazi ridotti al minimo sarebbe stato necessario poter contare sulla giocata individuale, che né Pirlo né Llorente né soprattutto Tevez, sotto gli occhi del proprio mentore Maradona, sono riusciti a trovare. Poco concreti bianconeri, estremamente attenti portoghesi, forti anche di un pacchetto arretrato, pronto e reattivo anche nelle situazioni più complicate, con la coppia di centrali Garay-Luisao e con il portiere Oblak.
Neppure l'espulsione di Perez per doppio giallo a 25 minuti dalla fine ha alterato l'inerzia della gara che con il passare dei minuti ha visto la Juventus calare sensibilmente anche sotto il profilo atletico. Dopo il gol giustamente annullato ad Osvaldo per fuorigioco di Pogba, la rissa scoppiata in panchina tra Vucinic e Markovic ha chiuso di fatto una sfida che ha promosso il Benfica alla finale del 14 maggio, giorno in cui sempre sul terreno dello stadio bianconero gli uomini di Jesus affronteranno il Siviglia cercando di riscattare la sconfitta subita l'anno passato contro il Chelsea. Nelle recriminazioni di Antonio Conte invece tutta l'amarezza per una eliminazione inattesa e dolorosa. Penso che sia andata in finale con quella squadra che ha meritato di meno. In queste due partite abbiamo giocato, mi dicono solamente, 49 minuti di gioco effettivo, quando la media di solito è 60, 62, 65. Tutto ciò l'ha permesso l'arbitro. Speriamo che in futuro ci sia maggior rispetto nei nostri confronti anche da un organismo importante come la UEFA e anche nella designazione degli arbitri. Ecco. E comunque, complimenti al Benfica, ci fermiamo, c'è la pubblicità. Dunque di nuovo insieme un paio di minuti alle 14, il tempo di ricordarvi come sempre tutti gli aggiornamenti sul sito internet. L'ultimo che vediamo dal telegiornale riguarda la mattinata di sangue nel sud del Sinai. Ci sono stati tre attentati con un bilancio davvero grave, la morte di un poliziotto, un militare e di un attentatore, oltre a decine di feriti. È arrivata la rivendicazione da parte del gruppo jihadista di Ansar legato ad Al-Qaeda. Si legge tra le altre cose nella rivendicazione, questa è l'inizio dell'inferno che vi avevamo promesso, in una situazione davvero complicata sul fronte della tensione. Vi ricordo adesso la pagina del telegiornale delle cronache, si tornerà a parlare del primo maggio, ma soprattutto della coda del primo maggio, tra le voci di piazza, le rivendicazioni, anche quella polemica legata agli 80 euro bollati da Piero Pelù come elemosina, di cui sicuramente si continuerà a parlare, almeno nella giornata di oggi. Grazie per averci seguito, telegiornale torna alle 20, noi se volete ci vediamo domani. Grazie.